Buonasera a tutti, io sono Giulietta Cardellini, sono dell'associazione L'Officina, che è una Onlus e si occupa di attività di promozione culturale attraverso la scrittura nella maggior parte dei carceri della Regione Marche, in attività legate ai minori e a comunità terapeutiche per abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. Noi usiamo la parola come strumento di espressione perché riteniamo che la parola sia uno strumento molto potente, perché riesce ad esprimere l'anima delle persone che sono coinvolte nei nostri laboratori. Quello che ci proponiamo di fare è di tirar fuori i poeti e le poetesse che sono rinchiuse in contesti di reclusione, come nel caso della casa circondariale di Villa Fastiggi, in cui siamo presenti dal 2011. I laboratori durano circa un anno, riguardano la scrittura creativa e vengono prodotti dei libri alla fine di ciascun laboratorio. L'ultimo che abbiamo pubblicato, che presentiamo oggi, si chiama Penna di Poeti, Pena e Penna di Poeti. Abbiamo mandato le poesie scritte in questo libro a un nostro amico poeta di San Francisco che si chiama Jack Ishman e lui ci ha regalato queste sue parole nella prefazione che mi piacerebbe leggere. Sono potenti le poesie contenute in questo libro, composte per esigenze altre che non un semplice bisogno letterario. Queste poesie esprimono l'assoluta libertà per tutti, perfino in creazioni con conclusioni contrarie e negativamente disperate. In ogni poesia di questo libro troverete un elemento della lotta per la libertà, perché che cos'altro se non un cuore fisicamente imprigionato può percepire la vera essenza di ciò che rappresenta un raggio di luna comparato al viaggio attraverso la notte della propria anima? Ci sono molte essenze svelate in questo libro. Il lettore frequenterà la scuola del cuore, dove l'unica lezione è la ricezione in sé. Quello che ci piace fare come associazione è anche di coinvolgere le scuole, per questo abbiamo coinvolto l'Istituto Bramante di Pesaro, la classe quinta A, e loro hanno non solo letto le poesie, ma ci hanno fatto avere una prefazione che abbiamo pure pubblicato in questo libro. Senz'altro lascio la parola a Vito, che sta partecipando quest'anno ai laboratori di scrittura creativa, così potrà dire personalmente come lo sta vivendo lui. Ciao, sono Vito. Sono uno dei, diciamo così, pochi fortunati che hanno la possibilità di partecipare e far parte del gruppo della scrittura creativa all'interno dell'Istituto di Pesaro. Non saprei cosa poter aggiungere se non che è vero, scrittura creativa aiuta noi a metterci un pochettino a nudo, quel minuto che ci prendiamo dove siamo solo noi, un foglio e una penna, ti fa rivivere te stesso senza menzogne, senza inganni, sei tu e su quel foglio viene fuori tutto quello che sei, i tuoi difetti, qualche tuo pregio, i tuoi desideri e devo dire che proprio parlando di desideri, io grazie a questa bellissima esperienza ne sto realizzando moltissimi. E devo dire grazie alle persone che ci danno questa opportunità. La prima è lei. Se mi avessi visto quando ancora ero figlio, la ruga sul tuo viso non sarebbe stata perennemente contratta a segnare un sulco tra il nostro tempo. Se mi avessi visto quando ancora una bribottiglia lasciata sul tavolo diventava tra le mie mani un motoscafo che sfidava le unghie. La ruga sul tuo viso non sarebbe stata di del nostro incontro. Se mi avessi visto mille tramonti fa, forse non ricorderemmo l'altra, quella ultima che ci ha visto insieme.